Diabolik, Usiku, Alessio, la testa dell'acqua, Udio, tanti soprannomi per un solo uomo, Matteo Messina Denaro. Responsabile di centinaia di omicidi. Condannato definitivo all'ergastolo per le stragi del 1993. In primo grado per quelle del 1992. Dopo 28 anni, il boss trapanese è ancora libero. Stringe rapporti con politici e imprenditori di altissimo livello, accumula ricchezze e ordina nuovi attentati, come quello al magistrato di Palermo, Nino Di Matteo. L'ordine arriva ai boss del capoluogo siciliano con una missiva. Si è spinto troppo oltre. Dal carcere, anche l'allora capo di Cosa Nostra, Totò Riina, emette la sua condanna. Un progetto di morte che, secondo gli inquirenti, è ancora in corso. Matteo Messina Denaro conosce la verità nascosta dietro la strage di Pizzolungo, dalla Chiesa, Chinnici, Capaci, Via D'Amelio e quelle del 1993 di Firenze, Roma e Milano. C'è chi sostiene che abbia cambiato volto e voce per sfuggire alla cattura, chi dice che si trovi in Sicilia, chi all'estero, in Sud America. Tante ipotesi per una sola domanda: come è possibile e perché? Forse la risposta è una sola. La trattativa tra Stato e Cosa Nostra non si è mai interrotta. Nel frattempo, la politica resta in silenzio e la Primula Rossa di Castelvetrano continua la sua fuga. O forse non fugge affatto.